Buongiorno a tutti. Oggi andrò a preparare delle frittelline di pasta lievitata. Le farò con zucchine e melanzane, ma potete usare qualunque tipo di ortaggio, come per esempio delle patate grattugiate lasciate prima un poco a perdere la loro acqua, oppure degli asparagi, oppure fatte solamente con una varietà di salumi. Nel mio caso le farò così. Io adesso andrò a tagliare la melanzana a cubetti e poi la metterò un po' a passire nella friggitrice d'aria. Per chi non l'avesse può usare anche una padella. E invece per quanto riguarda le zucchine, le grattugerò e le metterò con un po' di sale in modo da perdere tutta la loro acqua di vegetazione. Poi le strizzerò per bene e le aggiungerò al composto. Ho tagliato la melanzana a cubetti, adesso la metto in friggitrice ad aria a cucinare per qualche minuto, all'incirca 15 a 180-200 gradi, giusto il tempo di farle appassire leggermente. Qui ho grattugiato la zucchina, ho messo il sale e adesso lascerò a macerare per far sì che elimini tutta l'acqua di vegetazione. Nel momento in cui però verrà aggiunta al composto, verranno un po' strizzate. Adesso preparo la pastella. Le melanzane adesso sono appassite e le metterò di lato e poi al momento dell'utilizzo le aggiungerò al composto. Adesso le lascio raffreddare. Per quanto riguarda la pastella, ho messo l'acqua in una ciotola, ho aggiunto il lievito, nel mio caso questo qua granulare, e ho aggiunto anche mezzo cucchiaino di zucchero. Sciolgo il tutto e poi aggiungerò la farina. Alla fine aggiungerò un pizzico, un po' di sale e lascerò lievitare fino al raddoppio. Nel mio caso, essendo che sto impastando la mattina per poi utilizzarla la sera, lascerò tutto in frigo in modo che non lieviti troppo. Se no, si può preparare qualche ora prima dell'utilizzo. Appena tutto sarà sciolto, aggiungerò le farine. Nel mio caso utilizzerò due farine diverse, farina di semola rimacinata di grano duro e 00. Se no, si può utilizzare tutta 00. La pastella adesso è pronta, ho aggiunto le farine e alla fine un pizzico di sale e deve avere questa consistenza abbastanza morbida, quindi su un 400 ml di acqua ci vanno all'incirca un 450 g di farina, perché deve rimanere abbastanza morbida. Adesso la lascerò mezz'oretta fuori, poi la coprirò e la metterò in frigo per tutto il giorno. Nel momento in cui decido di friggere, la uscirò tre quarti d'ora prima in modo da farla acclimatare, poi aggiungerò tutti gli ingredienti al composto e man mano friggerò. Come ho detto, si può aggiungere qualunque cosa. Io nel mio caso ho utilizzato le zucchine e la melanzana, ma se no si possono aggiungere anche acciughe sott'olio, pomodori secchi, olive, salumi, quello che più si vuole. Dopo le ore di riposo in frigo l'ho uscita tre quarti d'ora prima, l'ho fatta acclimatare, adesso aggiungerò le verdure e le zucchine le strizzerò e io aggiungerò pure dei würstel che mi avanzavano tagliati a tocchetti. Ho aggiunto tutte le verdure, anche i würstel tagliati e anche un poco di pepe nero. Adesso mischio tutto, nel frattempo ho messo una pentola sopra con l'olio a scaldare e poi friggerò a cucchiaiate. Ho amalgamato il composto, adesso per friggere aiutatevi, abbiamo detto, con due cucchiai. Uno dei cucchiai immergetelo nell'olio prima di friggere in modo così da poter staccare più facilmente il composto. Le frittelline sono pronte per essere gustate adesso.